grandissimo professor Galli, però non si è arrabbiato che l'ho fatta un po' attendere perché ha atteso per Bertinotti e non per Renzi, giusto? No, vabbè, ma perché capisco che ci siano delle esigenze, delle trasmissioni. E poi, guardi, l'altra sera, se devo dire, più che per l'attesa per Renzi, fate che sia, come credo molti italiani, molto disturbato da questa crisi di governo in questo momento assolutamente inutile, insomma, o comunque pericolosa. Pericolosa perché le cose possono essere ritardate in un momento in cui non ci si può permettere di ritardare interventi, di essere molto presenti ad una realtà che è imposta dal virus e non certo gestibile con le sue solite con i suoi soliti riti dalla liturgie. Politica. Mm. Ecco, detto questo, mi avevano un po' disturbato, se lo devo dire, quei discorsi fatti, anche quei servizi in cui erano protagonisti i giovani, i ragazzi che lamentavano il fatto di una scuola che non possono frequentare, che è sacrosanto per certi versi. Per certi altri, credo che in una situazione di una gravità come quella che stiamo vivendo non è nemmeno tanto corretto dare eccessivo spazio a posizioni che finiscono per essere un po' vittimistiche, se la devo dire con tutta la brutale franchezza necessaria. Però mi perdoni, su questo Galli le voglio chiedere una cosa in più, allora, perché dato che io la sento molto questa cosa dei ragazzi, sarà che ho tre figli, insomma, penso che è un sacrificio enorme che stiamo chiedendo a una generazione, ma non le fa strano anche lei che, insomma, possiamo riaprire i negozi, possiamo riaprire i ristoranti a pranzo e non possiamo mandare ragazzi a scuola? Perché a me quello, cioè, se facessimo un lockdown, ok, ma non è così. Allora, la contraddizione può essere proprio questa, di una insufficienza e chiarezza, di un'insufficiente definizione di quelli che possono essere gli interventi necessari, indispensabili in determinati contesti, per cui c'è confusione tra quel che si può e quel che non si può fare, tra quel che apparentemente di molto importante è negato e di quello che apparentemente di meno rilevante è permesso. Il concetto di fondo purtroppo è che il virus cammina sulle gambe delle persone, che tutte le circostanze che determinano una presenza di persone in giro con concentrazioni in determinati momenti topici particolari sono circostanze che diventano pericolose, che aiutano il virus a circolare. Allora, fermo un istante.